cisterna d'Asti domina un mare fitto di dolci colline e ci sono boschi nel versante verso Ferrara e di vigneti in quello verso Canale e ci regalano davvero in momenti diversi dell'anno un meraviglioso spettacolo di colori, dal verde tenue in primavera fino alle tinte sgargianti autunnali e poi queste nebbie d'inverno che ci danno il senso di quel calore di famiglia e non a caso c'è questo dicembre che si avvicina e il Natale entra nei nostri cuori. E qui a Cisterna è proprio passeggiare vicino in un mattino freddo a queste mura del castello, ma c'è una porta che si è aperta, la magia del Natale c'è. Qui c'è già un pensiero a Natale, c'è già un presepio che ci guarda e che ci aspetta. All'alba, al mattino, alle prime ore del mattino che ci stanno, c'è un presepio in questo antico forno. Bellezza e segni del Natale. Un antico forno è un presepio, la bellezza del sogno del Natale. Ero si vede anche in quest'angoli, dietro questo antico forno, questo sguardo, guardate il giallo, le colline dietro, e Cisterna d'Asti è proprio parte del Roero, è una regione geografica, questo Roero storica del Piemonte, è proprio situata nella parte nord-orientale della provincia di Cuneo. Questa regione prende il nome, l'abbiamo detto più volte, ma lo ripetiamo perché è un simbolo dalla nobile famiglia Roero, tra le più illustri dell'aristocrazia astigiana. E ricordiamo, magari anche qua, proprio quando si vive nella storia, anche nel segno del Natale, ricordiamo proprio un'importante onorificenza per Cisterna. Cisterna d'Asti è stata le città decorate al valor militare per la guerra di liberazione, insignita della medaglia d'argento al valor militare per i sacrifici di queste popolazioni che tanto hanno dato alla storia di questo territorio e per l'attività nella lotta partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, un ricordo che diamo volentieri perché molte volte quando il freddo ci prende ci chiudiamo nei pensieri, ricordiamo il passato e il presente, ma andiamo in quel bosco di magia, in quella vigna di magia che fa capire come i bambini credono e vogliono e gli viene insegnato di mantenere i valori di un tempo. Ma che bello essere a Cisterna oggi! Quanti bambini! Ciao, ciao! Ma che bello, ma che emozione! Ma io lo sapevo che vivevo già il sogno del Natale e voglio sentire, siamo tutti sorridenti al mattino perché adesso andiamo a vedere quella che è quella vigna particolare che avrà il segno del Natale. Poi c'è un bosco, viviamo quello che è davvero questo territorio di Cisterna bellissimo, è di boschi e di vigne, questo mondo di sogno oggi, e vedo che sorridi. Tu come ti chiami? Proviamo. Flavio, siamo contenti di andare al bosco adesso? Sì. Siamo tutti contenti, ditemelo in gruppo. Sì. Ah, che bello, che bello. E voi? Sì. E qui man mano che si sale dalla scuola primaria alla scuola dell'infanzia, guardate che belli, ditemi voi a questo gruppetto qua, siamo contenti di andare ad allestire il Natale in una vigna? Sì. Ma tutti felici. E qui c'è già un piccolo segnetto del Natale. Ecco, bambini, siamo contenti. Andiamo? Sì. Ma tutti mi dicono sì e non c'è un bambino che mi dice no, io non voglio andare. Tu, animaletto, mi dici andiamo al bosco? Sì. Ah, oh, che bello. Mi sembra di tornare un po' bambino. E qui c'è una fila bellissima con questa bambinetta qua. Vediamo se tu mi sai dire, aiutiamola. Andiamo al bosco? Sì.
Sì, andiamo al bosco, è infreddolita e mi dice andiamo al bosco, ma facciamo in fretta. Allora andiamo tutti al bosco. Bosco. Al bosco. Andiamo al bosco, con tutte le insegnanti, tutti, tu ci saluti, ciao. Andiamo a preparare questa vigna di Natale, vero? Sì. Sì, che bello, oggi è una giornata speciale, Perché andiamo a decorare la vigna di Natale nel bosco. Oggi è una giornata speciale, l'hai detto tu, che ti chiami? Isaac. Isaac, perché andiamo a decorare la vigna di Natale nel bosco, ed è una cosa bellissima. E allora anche voi mi dite sì? Sì. Sì, tutti, i piccoli, i grandi mi dicono sì. E allora io faccio così, corro per primo, cammino veloce, voi mi seguite e andiamo verso il bosco. Tutti, andiamo. E qui tanti bambini, siamo con l'insegnante Giovanna, ma che bello vivere questo bosco. Io provo a dire, non so se indovino o no, ma mi sembra, in questo ambiente di bellezza, mi sembra il bosco dei bambini. Bambini. Ho indovinato, bambini, ditemi che sono bravo, fatemi un applauso, proviamo. Evviva, ho indovinato il vostro bosco, il bosco dei bambini. Adesso ci piace oggi giocare perché siamo tutti un po' Babbo Natale, ma... questo bosco nasce quando e l'idea? Allora, nasce nel 2005, l'idea è stata da parte dei bambini, perché in questo bosco anticamente c'erano orti, alberi da frutto. I bambini con i genitori l'hanno riprogettato e tutto quello che vedete è stato scelto dai bambini e messo dai genitori. E quindi è stato un grande lavoro di territorio e di collettività. E questo è bello. Allora, bambini, qui c'è il laghetto, c'è il laghetto. Adesso vengo da voi per chiedervi un pensiero così sul laghetto e poi continuiamo il viaggio in questo sogno, ma in questo laghetto voi venite d'estate? Sì. Venite d'estate. Ecco, adesso, e vi piace venire qua nel bosco dei bambini? Sì, è bello. E qui chissà voi ragazzi come correte su e giù per questo bosco, anche d'estate, che fa meno freddo. Sì. Che fa meno freddo, quindi vi piace essere qua e a questo laghetto vi appoggiate, magari raccontate a un vostro amico qualche pensiero, oggi sono stato bravo, sono stato meno bravo, vero? Sì. Vi parlate tra amici qua, vi parlate tra bambini qua. Vero? Sì. Vero, vi parlate. Allora adesso io sono convinto che anche in inverno magari, ma chi è che non vuole andare in groppa all'asinello, chi è che non vuole magari provare a fare lo scivolo, vediamo, però qui che bello, è bello d'inverno, sarà bello d'autunno anche nei soli autunnali, ma chissà la primavera, sarà bellissimo qui in primavera. Sì. È bello, eh? Sì. Voi bambini correte, venite qua. Sì, è vero. Tiziana, un'insegnante che oggi dobbiamo dire tanti grazie alle insegnanti della scuola primaria dell'infanzia che ci aiutano con la chitarra, perché poi oggi c'è musica, c'è sogno, c'è allegria, c'è Natale. Sembra che la neve sia lì pronta, che dica sto per cadere ma voglio aspettare. Quando voi avete fatto la vostra gioia, avete vissuto la vostra gioia di Natale. Ma questa vigna,
che viviamo. Questo Bosco della Costituzione, già prima l'insegnante Giovanna mi ha dato alcune indicazioni di quando è nata, eccetera, ma questa idea della vigna, ecco, voglio capire anche della vigna di Natale, ma soprattutto questa vigna inserita in un bosco, che sono quelle piccole cose che hanno un grande valore. E sono, è nata da un'idea di due ex allievi, Simone e Pietro, che sono tornati, loro frequentano la scuola enologica e sono tornati ricordando il periodo in cui hanno realizzato questo bosco e ci hanno chiesto di poter realizzare una vigna allestita però secondo il modello antico, cioè con le canne verticali, orizzontali, oblique e senza l'utilizzo del filo di ferro. Noi abbiamo accolto... E l'avete fatta? E l'avete fatta, l'idea è bellissima, l'avete accolta a braccia aperte, ma vieni con me, camminiamo verso questi bambini, anche qui altri giochi, altri divertimenti, ma vedete questi bambini nella vigna. E adesso bambini facciamo una cosa, sono io che mi trasformo in un Babbo Natale che incontrate, ho la maglia rossa ma non ho la barba, ma mi arriverà. Ma voi pensiamo, sogniamo insieme e al mio via ponete queste palline meravigliose che avete fatto su questa vigna che è di piacere e di storia, ma anche oggi un po' di sogno natalizio. Allora io direi, prima di porre le palline, diciamo tutti insieme, come fossi un bell'orchestra, diciamo tutti insieme auguri e poi mettete le palline con calma come vi hanno insegnato i vostri insegnanti. Proviamo, al mio tre auguri. 1, 2, 3 e mettiamo le palline e ci diciamo già buon Natale. Thank you.
E come mi viene voglia di avvicinarmi a un albero di Natale, mi viene voglia, qui a Cisterna il Natale c'è. E adesso ci avviamo in questa via centrale, la via veramente del cammino qui a Cisterna, che poi porta salendo come un viaggio verso una collina. Andiamo a conoscere, perché la ristorazione è Natale, il cibo è Natale, la voglia di essere seduti intorno a un tavolo è Natale, e vivremo un piatto tipico proprio da Rascia Murai, che era questo nome e anche tipico, particolare. Era un tempo gli uomini di Cisterna, perché molti raschiavano i muri per raccogliere il salnitro usato fino alle guerre napoleoniche per fabbricare la polvere piriche. Oggi l'osteria Rascia Murai è un locale di nuova gestione da gennaio con Alessandro e Giacomo, ma va ricordato la signora Simona. È stato gestito da Simona, ma con la mamma, e per quella tradizione di piatti tipici di questo territorio, del Roero, di questo territorio piemontese. È proprio là, di fronte, vediamo proprio il locale col suo nome, questo Rascia Murai, che era proprio quel nome che abbiamo detto di storia, perché ogni cosa nasce da tradizioni di famiglia, dalle loro storie. Noi è da 10 anni che facciamo questo lavoro più o meno sempre insieme, e quindi abbiamo lavorato tanto tempo come dipendenti per altri ristoranti, e il sogno era comunque di avere un'attività nostra, di poter avere il nostro luogo. E è capitata l'occasione a Cisterna, un paese bellissimo, ai confini appunto, come dicevamo, fra il Roero, geograficamente Roero, e Astigiano. E il turismo quindi si apre. Il turismo si apre, si sta allargando tantissimo, si sta spostando un po' verso queste zone, quindi bellissime, più naturali, più selvagge. Il cibo c'è, cioè, buono. Alessandro, il cibo buono c'è. Oggi avvicinatevi che mi farete vivere un piatto tipico, e come avete accennato, ma diciamolo per i nostri amici di Terra Verde, oggi cosa viviamo da voi? La preparazione della trippa, classica trippa in umido che si faceva una volta, è un piatto antico dei nostri nonni che riproponete, perché qui a Rascia Murai continua la tradizione di chi vi ha preceduto, sì, la fondata dei piatti tipici piemontesi. Fatti in chiave un po' più moderna, con una mano leggermente diversa, ma la tradizione, il territorio, il prodotto del territorio viene sempre riproposto. E questa è la bellezza, mantenere la tradizione in chiave moderna. Esatto. Quasi quasi mi viene voglia di cucinare, ma andiamo a vivere la trippa insieme. Ci hanno fatto vedere con semplicità un piatto di trippa, che è un piatto, come diceva prima Alessandro, tipico della nostra storia piemontese. E grazie Alessandro, grazie Giacomo, grazie, che il gusto c'è, il sapore c'è, il mezzo di sta arrivando nel sogno del Natale oggi a Cisterna. Rascia Murai è un motivo in più. E qui con Alessandro e Giacomo ci avviciniamo a quella che è poi in fondo una tradizione anche dei piccoli paesi. Proprio avvicinandosi all'otto si tende sempre a vivere già anche qualche giorno prima il momento del Natale. Guardate qui ad esempio in questa bellissima culla questo presepio allestito. Questo è il Natale, anche qui a Cisterna, nel paese, ogni tanto si vede già, come un battito di piede in un cammino, proprio si vede già il cenno del Natale. Grazie Alessandro, grazie Giacomo, grazie. Riprendiamo il nostro viaggio a Cisterna. E a Cisterna, i bambini oggi ci vogliono Natale, ci dicono tutti buon Natale, ci dicono tutti buon Natale. Allora noi gli facciamo una sorpresa, ma forse loro ci aspetteranno, ma qui alla scuola primaria vedete che c'è già buon Natale. E sogniamo a vedere se vengono a aprirci, ma secondo me c'è tanti bambini che ci aspettano, tanti bambini. Buongiorno signora, e vediamo i bambini, quanti bambini, ciao, quanti bambini, e vediamo, ma questo albero l'avete fatto voi? Sì.
ma che bello, quante cose importanti ci sono messe su queste palline, eh? E voglio sapere da alcuni di voi, quando l'avete fatto? In questi giorni. Sì, in questi giorni. In questi giorni, eh? Sì. E è bellissimo, con le farfalle, i fiori, perché pensiamo, è inverno, Natale, ma pensiamo già un po' anche alla primavera, vero? Sì. Che bello decorato, eccetera. Ma adesso io sono qui nella scuola, vi abbiamo visto al lavoro, mentre studiavate con i vostri bravi insegnanti, ma... Non so, provo a chiudere gli occhi, voi ditemi, dove dobbiamo andare adesso? Ditemi voi, io chiudo gli occhi e voglio sentire, dove andiamo? Non ho capito bene, sono ancora... Allora andiamo alla scuola dell'infanzia tutti insieme, non so che sorpresa ci sarà, è una sorpresa per noi di Telecupola, è una sorpresa per me, per gli amici di Terra Verde? Ah, allora andiamo tutti alla scuola dell'infanzia. Andiamo. E qui siamo arrivati per la sorpresa dell'asilo infantile Elena Duchessa d'Aosta, no? E viviamo questo sorpresa, proviamo a vedere i bambini se ci fanno una sorpresa un po' speciale anche per Terra Verde. Proviamo a bussare. Ecco, ci aprono e noi viviamo forse un altro momento di magia, E al suono delle campane, ma la sorpresa c'è, al suono del mezzodì, ma io voglio sapere, provo a richiudere gli occhi e vediamo se c'è la sorpresa, la magia, mentre le campane suonano, vediamo, chiudo gli occhi. Ora che Natale è quasi arrivato, un augurio abbiamo pensato, per una terra verde conservare, tutti insieme la dobbiamo curare e non inquinare. Articolo 9, noi l'ambiente difendiamo con il cuore, differenziamo, seminiamo, gli alberi piantiamo, i frutti raccogliamo, le piante noi salviamo. Articolo 9.
lo sguardo si volge all'ingresso del castello, ma qui proprio dove c'è anche il segno del museo di arte e mestieri di questo castello medievale, ma passiamo ancora in questa cisterna, in questo viaggio, in questo cammino, dove qui da antichi pozzi, ma viviamo, l'abbiamo detto, cisterna oggi ci regala il Natale, ci regala il sorriso del Natale. Guardate qui proprio un altro presepe, semplice, bello, ma che sembra una casa davvero del Natale. E non può mancare nella frazione San Matteo qui a Cisterna, ma anche un po' di simpatia, di ironia, dei piccoli negozi. Piccoli negozi perché sono curioso di vedere, siamo curiosi di vivere anche il Natale in questi piccoli negozi, che comunque sono l'anima, questo l'avevamo già vissuto nei paesi dell'Alta Langa, ma anche qui sono l'anima poi di quel vivere quotidiano, di quelle braccia alla gente, agli anziani anche del posto, che non possono spostarsi nelle grandi città, ma qui trovano quel gusto, quel piacere. E provo a bussare, ecco, vedo la signora Scadia Paola che arriva e ci racconterà, buongiorno Paola, benvenuti. Ci racconterà di questo negozio. Io ho iniziato praticamente 30 anni fa, dopo le scuole, sono venuta a lavorare qua per 6 mesi, poi mi sono distaccata, ho fatto 20 anni di grande distribuzione, poi 10 anni fa ho avuto l'occasione che questo negozietto rischiava di chiudere perché la signora che c'era prima andava via. Ho detto, come perché? Tante realtà, sì, nei piccoli paesi. E dico, perché non mettersi in gioco? E allora mi sono messa qua, oggi sono 10 anni che sono qua, cerco di cercare tutte le cose migliori dai produttori, chilometri zero, portarli qua e creare delle cose diverse. E non industriali, tutto quello che e vedo qui prodotti di qualità, sì. Ma vedo le torte di qualità di aziende note anche nel, sì, territorio. Dopo vediamo le creme di pistacchio, altre cose, pasticceria, le paste, miele di Cisterna, miele, ecco. La gastronomia, sì, è un aspetto importante questo, perché oggi è passo, sono di corsa, negozio aperto, prendo e mi procuro una mini cena, un momento mio, che può essere il pranzo, può essere la cena, una necessità magari di una cena improvvisa anche il giorno dopo che non ho tempo a preparare, insomma, ecco. E domanda curiosa, il turista che passa con questa voglia di cammina, eccetera, c'è? Cioè, sì, assolutamente sì, sì, lo sa che poi da me appunto può trovare questi prodotti, quindi ho anche gente da via che viene, perché appunto il paese è piccolo, ma io ho anche tanta gente che viene da fuori, perché appunto avendo questa gastronomia scelta trovano prodotti di qualità e quindi sono sicuri di... E insomma, se Babbo Natale come in un sogno viaggia da Cisterna, scende in frazione San Matteo, si avvicina verso nei boschi, verso Ferrera, oppure sceglie i sentierini delle vigne, ma un passaggio qui da Paola perché trova quel gusto, quel piacere che è un donare e fa festa, sì, il cibo fa festa e voglia di stare insieme. Sì, è vero, assolutamente sì. E quindi, cosa dire, auguri. Grazie. Paola. Grazie anche a voi, grazie mille. E che il cibo sia il sorriso, sì, del Natale. Sempre, grazie. E qui camminare a Cisterna, ma continuare a conoscere anche nel sogno del Natale quelle che sono le cantine, le bellezze, sono davvero tante quelle che abbiamo visto qui a Cisterna, la terra dei vini, ma Pescaia Vini, come leggiamo, Pescaia, proprio là su questo ciottolato di mattoni a sembrare terra incastonata, vissuta, e troviamo proprio Pescaia Vini. Pescaia Vini, Guido Giuseppe, titolare, dopo una laurea in economia decide di fare il vignaiolo, una scelta che tanti hanno fatto, e costruisce la sua prima cantina proprio qui a Cisterna d'Asti, e in un primo tempo produce solo vini bianchi a base del celebre vitigno autoctono del Piemonte, che lo ripetiamo ma tutti lo conoscono, l'Arneis. Nel 2002 costruisce una cantina parzialmente interrata sotto la collina di Cisterna. La modernità di Pescaia si vede nei tratti, nel design della cantina, e dotata di un sistema rivoluzionario
di immersione permanente del cappello attraverso un sistema di rotazione orizzontale, sistemi particolari di lavorazione e di produzione di un buon vino d'eccellenza. Nel 2006 acquisisce un'apparecchiatura criogenica di raffreddamento continuo del pigiato, e proprio questo fa sì che proprio venga creato un suo arnese concentrato ed espressivo, e proprio questa è la regione, se vogliamo dire, un pochettino dell'eterogeneità, cioè è proprio qui che il Monferrato si fonde con Roero. E i vini prodotti proprio in questa cantina così moderna stupiscono. Beppe, è proprio una delle sue caratteristiche, ci tiene tantissimo alla cura del dettaglio, alla precisione, alla bellezza, dare, creare e fare bellezza, no? Beppe è stato uno dei pionieri, una delle prime persone che da sempre ha creduto in questo territorio, in queste colline, infatti da tantissimi anni che ha lavorato per ottenere la DOCG, infatti oggi c'è questo valore aggiunto che è un riconoscimento molto molto importante, che si chiama Terre Alfieri DOCG Arnese e Nebbiolo, che sono un po' i due vitigni principe di queste colline, no? Che da sempre sono stati vinificati qui. Infatti uno dei vini proprio più simbolici della cantina pescata è sicuramente l'Arnese Terre Alfieri, che in questo caso si chiama solo lei, ma ne ha fatte anche versioni più strutturate, più importanti, come per esempio il Solo Luna. Beppe ha creduto molto in questo suo grande lavoro, è un ragazzo di 50 anni che si dedica proprio con tanta voglia di fare, e veramente instancabile. Instancabile, questo se lo dice la moglie, sappiamo che è vero. E qui viviamo già delle bottiglie particolari, ma queste eccellenze viviamole visive nelle sue bottiglie, nel piacere di vederle e di dire cisterna e gusto, ma soprattutto è futuro nel vino. Le caratteristiche di questi vini, allora, diciamo che le caratteristiche sono date un po' dal terroir di questa zona, no? Che quindi è caratterizzato da terreni sabbiosi, calcarei, argillosi. E come li ritroviamo questi terreni, queste tipicità di questo territorio all'interno di questi vini? Sicuramente nel Nebbiolo, anzi nel Nebbiolo ma anche nell'Arnese, spiccano per i loro profumi, quindi Beppe lavora tantissimo su questo lato qua dei profumi per far sì che siano netti, precisi. Nell'Arnese li ritroviamo con profumi tipici di pesca bianca, erbe aromatiche, mentre nella parte di Nebbiolo, anche qui abbiamo un Nebbiolo molto croccante, molto vivo, che sa di frutti rossi, e diciamo che sono un po' le caratteristiche di queste colline. La specialità e la caratteristica dei vini prodotti da Beppe che nascono in un ambiente con una biodiversità molto importante. Infatti tutte le sue vigne sono circondate da alberi da frutto. Questa è proprio la nicchia che rappresenta la storicità di Beppe attraverso questo tavolo che apparteneva alla sua famiglia, una famiglia di contadini che però negli anni si è saputa rinnovare, portare innovazione e con Beppe diciamo raggiungere e aprire nuovi orizzonti. Guarda il futuro, guarda il futuro. E con Sara, Nadia e Giuseppe, che non è con noi ma è il mondo del design, detto il dottorato, detto Beppe, il dottore davvero del gusto, della bellezza, come ci siamo inventati oggi, ma sicuramente non sono nuovo a questa parola, un cin con questo Arnese, che è la storia di questa cantina Pescaia, e Pescaia è davvero, lo ripeto, quel profumo meraviglioso, ma che inonda e profuma un mondo di bellezza. Cin cin. Cin.